TG Live, telegiornale regionale della Sardegna. Benvenuti al TG Live, lo spazio dell'informazione di Teleregione Live. Apriamo il nostro telegiornale di oggi con la protesta degli agricoltori e dei pastori andata in scena ancora una volta sui loro trattori a Cagliari, che chiedono tramite il prefetto un incontro istituzionale con la premier Giorgia Meloni, che domani sarà proprio a Cagliari e nell'isola a sostegno del candidato di centrodestra Paolo Truzzo in vista delle prossime elezioni regionali. Ma sentiamo tutti i dettagli da Cagliari nel servizio di Mauro Loddo di UTG. Io mi auguro che ci sia questo incontro, che ci sia a livello istituzionale qua in prefettura per distendere gli animi della protesta. È un incontro chiesto con responsabilità per far sì che questa protesta venga incanalata nelle sedi istituzionali. Chiedono un incontro istituzionale con la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, gli agricoltori e i pastori che da settimane sono in protesta in tutta la Sardegna e in presidio al molo dogana del porto di Cagliari. Protesta che dura dal 30 di gennaio, non c'è l'intenzione di fermarsi, ma quando una protesta dura dal 30 di gennaio poi assume forme anche che preoccupano anche noi stessi che siamo qui alla guida della protesta. Stiamo prendendo un incontro con responsabilità, non crediamo che si possa risolvere tutto in un incontro, ma pensiamo che si possano gettare le basi per l'apertura dei tavoli importanti che portino ad una soluzione. La speranza per i lavoratori del mondo delle campagne sarde non è quella di risolvere i problemi del comparto, ma auspicano almeno che venga aperto un dialogo direttamente con il governo. Quello è un incontro politico, noi non andiamo a disturbare incontri politici che si fanno in campagna elettorale, che se le facciano a destra, a sinistra. La nostra intenzione è portare avanti la nostra protesta e non andare a disturbare comizi elettorali. No? Tuttavia, se non ci dovesse essere una risposta dalla Presidente, i lavoratori fanno sapere che non sarebbe in programma una manifestazione domani davanti alla fiera, dove i leader nazionali del centrodestra si riuniranno a sostegno del candidato Paolo Truzzo. Assolutamente, non andrei mai sul palco di una campagna elettorale, ho chiesto un incontro istituzionale, è un'altra cosa. E la protesta è continuata poi anche in serata con trattori di traverso e traffico bloccato nella centralissima via Roma a Cagliari dagli agricoltori e dagli stessi pastori che da 3 settimane occupano l'area davanti al varco dogana del porto. Indispensabile è stato l'intervento dei vigili urbani per consentire alle auto di trovare una via d'uscita dall'ingorgo. E anche a Olbia continua la protesta degli agricoltori e dei pastori. I trattori hanno sfilato nel centro gallurese in viale Aldo Moro tra gli applausi della gente. Sentiamo il servizio di Giada Muresu. Continua a distanza di giorni la protesta degli agricoltori in Sardegna. A Olbia i trattori hanno sfilato numerosi per le vie della città, dal presidio dell'Isola Bianca gli agricoltori hanno attraversato via l'Aldo Moro tra gli applausi della gente per poi prenderla a sopraelevata e fare rientro al porto. Come le precedenti volte, il corteo ha toccato i punti trafficati di Olbia per far arrivare la protesta pacifica ai cittadini. Al centro le note problematiche come l'aumento dei costi e le politiche europee ritenute dagli agricoltori dannose per il settore. Allora, in programma è il presidio, noi abbiamo autorizzazione fino a domenica, come sempre rinnovabile. L'uscita programmata è questa, adesso domani si valuta, cioè oggi stanno valutando, può darsi anche che ci sia un incontro addirittura con Giorgia Meloni che dovremmo tenere a Cagliari e se ne sta occupando il prefetto di Cagliari. Il movimento qui fisso sta andando sempre in aumento e di questo siamo contenti. Almeno tra di noi c'è questo, come posso dire, siamo più motivati. Ci sono della gente che piano piano hanno visto la situazione come è e ci stanno dando una mano. Ci stanno dando una mano anche tantissima gente che non partecipa con i trattori, anche con alimenti, con tutto quello che c'è da fare. Siamo veramente contenti, siamo soddisfatti dell'unione che abbiamo avuto tra di noi. Vogliamo sapere da una parte di che morte dobbiamo morire, perché la burocrazia, tutto ciò ci sta un po' tagliando le gambe, i nuovi insediamenti, il PSR, non c'è più una condizione come si deve. Aspettiamo l'insediamento della regione e chiediamo come sono insediati, che sono operativi, il primo tavolo tecnico lo devono fare con il rappresentante di tutta la Sardegna immediatamente e vediamo la risposta che ci daranno.
e Oniferi reagisce dopo l'attentato incendiario all'auto del sindaco Davide Muleda avvenuto domenica sera mentre in paese sfilavano i carri di carnevale. La popolazione scenderà in Piazza del Popolo stasera alle 19 come segno di solidarietà nei confronti del primo cittadino. Tra gli organizzatori la Proloco e i consiglieri comunali, e saranno presenti anche gli esponenti dell'Associazione Sarda Enti Locali. Torniamo adesso a Cagliari per parlare di siccità, perché resta l'allerta altissima nell'isola e la siccità in Sardegna preoccupa anche l'Europa. Nello studio pubblicato dal Centro Comune di Ricerca della Commissione Europea si evidenzia la preoccupazione per l'isola, specie per quanto riguarda l'Ogliastra e la zona del Cagliaritano, dove spiccano alcuni centri che addirittura ricadono in zona rossa. I dati nel servizio di Maurizio Pilloni di UTG. Era da tempo che in Sardegna e in Italia non si sentiva parlare di zone rosse o arancioni, ma ora, anche se per ragioni diverse, i due termini tornano nel dizionario comune. Stavolta si parla di acqua, o meglio, di mancanza d'acqua, perché secondo quanto riportato dal Centro Comune di Ricerca della Commissione Europea, la siccità in Sardegna è a livelli preoccupanti. Dal 1 al 20 di gennaio le regioni mediterranee stanno attraversando condizioni di siccità critiche, in particolare nel sud Italia e a sud della Spagna e Malta, scrivono nel report pubblicato nelle scorse ore. E sulle isole italiane scrivono: i bacini idrici nella regione italiana della Sicilia sono al di sotto del livello di allerta e potrebbe essere necessario il razionamento dell'acqua per garantire servizi minimi. In Sardegna invece si stima che i bacini idrici conterranno meno del 50% della loro capacità nel dicembre 2023. E se tutta la Sardegna presenta un omogeneo colore arancione, warning sulla leggenda, spiccano nella costa cagliaritana e sud-orientale dei puntini rossi di allerta. Come se non bastasse, lo stesso studio evidenzia l'arrivo di una primavera particolarmente calda che rischia di compromettere raccolti e scombinare i cicli stagionali delle piante. E torniamo adesso a Olbia, perché Marcello Acciaro, direttore generale dell'azienda sanitaria territoriale della Gallura, replica punto su punto alle critiche dei sindacati a 24 ore dallo sciopero che ieri ha interessato una parte del personale sanitario proprio della ASL gallurese. Lo ha sentito per noi la nostra Stefania Costa. Uno sciopero incomprensibile per Marcello Acciaro, direttore generale della ASL Gallura, quello proclamato dalla CGIL Funzione Pubblica, UIL, FPL, NURSIN, RSU, e che ha portato all'astensione dal lavoro una parte del personale sanitario dell'azienda ospedaliera territoriale. Acciaro replica punto su punto alle criticità denunciate dai sindacati, ad iniziare dal mancato pagamento delle progressioni economiche orizzontali e delle performance. Le cosiddette progressioni economiche orizzontali sono gli avanzamenti di carriera, sono in pagamento questo mese, gli stipendi li fa Ares e quindi lo dovrebbero ricevere adesso nello stipendio di febbraio, massimo nella peggiore delle ipotesi in quello di marzo. Respinte al mittente anche le accuse di mala gestione nelle aree di degenza dipartimentale, le cosiddette piattaforme, che in un solo reparto vedono accorpati posti letto per patologie differenti. Per Acciaro il punto cardine è uno soltanto: il medico farà il medico e curerà la patologia specifica. Noi non possiamo pensare di creare reparti di 2 letti o di 4 letti. Quindi dobbiamo necessariamente inserire questi 2 letti di urologia, 2 letti di oculistica, 2 letti di otorino, in un'area di degenza un po' più ampia. Ricordando una cosa fondamentale: i medici fanno diagnosi e cura, gli infermieri fanno assistenza. E non c'è un infermiere che sa fare l'assistenza al paziente della medicina e un altro infermiere che invece lo fa solo per la chirurgia. Gli infermieri hanno delle altissime professionalità per l'assistenza. Definisce invece fandoni le critiche relative allo smantellamento degli ospedali di Tempio e la Maddalena, ricordando che al suo arrivo come direttore generale trovò una situazione drammatica col Paolo Merlo che va chiuso e posti letto e il Paolo Dettori con solo 18 aperti. Rivendica il lavoro svolto per l'apertura a Tempio di un reparto di lungo degenza mai esistito prima, con 15 letti ai quali si aggiungono quelli di ortopedia e chirurgia, e la riapertura di un reparto di bassa intensità alla Maddalena con 16 posti letto.
letto. Acciaro riconosce lo sforzo chiesto al personale sanitario, infermieri in particolare, ma non è disposto a cedere. Bisogna fare il massimo con quello che abbiamo, dice, riferendosi all'organico certamente non sufficiente. Infine, una calibrata apertura ad un nuovo confronto con i sindacati, purché, chiude, si tenga conto delle reciproche competenze.